Omicidio-suicidio in pieno centro a Udine. Una coppia in fase di separazione si reca nello studio di un notaio per redigere un atto. Spara all'ex moglie e poi si uccide. Forte maltempo a Conegliano, città allagata nella notte. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche a Trieste. Droga a scuola, la questura di Pordenone segnala 31 studenti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Guida il trattore e danneggia una recinzione privata. Un 72enne viene denunciato a Budoia. I carabinieri l'hanno trovato al volante con un tasso alcolico di 3 volte oltre il limite consentito dalla legge. Quasi 40.000 capi di biancheria intima prodotti in Ungheria ma spacciati per italiani sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Gorizia. Ben ritrovati dunque con la nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Grazie ancora una volta, gentili telespettatori, per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete visto alcuni dei principali titoli. È stata una giornata incredibile. A Udine si è consumata una tragedia forse annunciata. C'è stato un omicidio-suicidio con l'ex marito che ha estratto la pistola e ha sparato appunto verso la moglie. Poi parleremo appunto del maltempo, parleremo di incidenti stradali che si sono verificati, parleremo anche di blitz antidroga da parte della polizia con 31 persone, ovvero insomma 31 studenti, alcuni dei quali minorenni, sono stati segnalati a Pordenone quali assuntori e spacciatori proprio di sostanze stupefacenti. La domanda che vi abbiamo proposto nell'edizione precedente: gli immigrati salvati saranno accolti nei paesi dai quali proviene la nave delle ONG? Siete d'accordo? Sì, il 99% di voi, quindi una sorta di plebiscito, no, invece l'1%. Giustamente ci avete fatto notare, basta con questa immigrazione, e noi insomma giustamente raccogliamo anche le vostre istanze. Allora, cambiamo la domanda e la leggiamo. Siete vigliacchi, dovete morire, licenziata l'insegnante antipolizia. Sei d'accordo? Alla fine l'hanno licenziata. Lavinia Flavia Cassaro, rinominata la cattiva maestra di Torino, è stata rimossa dall'insegnamento. La decisione è stata presa dall'ufficio scolastico regionale una settimana fa, esattamente il 7 giugno. Nulla è servita la difesa della Cassaro, ripresa dalle telecamere, mentre il 22 febbraio, come tra altre cose anche noi abbiamo documentato, durante una manifestazione antifascista, fascista inveiva contro i poliziotti schierati in divisa antisommossa. Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire, gridava la Cassaro agli agenti di fronte alle telecamere, incurante del ruolo educativo che svolgeva nei confronti dei bambini in classe. Siete vigliacchi, dovete morire, licenziata l'insegnante antipolizia. Siete d'accordo? 393 93 24 336 per inviare i vostri sms, vedo già insomma che siete numerosi a rispondere. Email telepordenone@yol.it, ci potete vedere come sempre anche in streaming www.telepordenone.tv, ci potete vedere, ve lo ricordo, in tutto il mondo, basta che appunto nelle vostre disponibilità ci sia una connessione a banda larga, ovvero internet a tutta velocità. Allora, apriamo il telegiornale con la tragedia che si è consumata questa mattina nel cuore del Friuli, a Udine. Purtroppo al termine appunto, anzi proprio durante una consultazione davanti al notaio, l'ex marito ha estratto la pistola e ha sparato nei confronti di quella che è stata fino a qualche minuto fa la moglie. Un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto questa mattina in pieno centro a Udine, in uno studio notarile, dove la coppia si trovava per stipulare un atto di vendita di un immobile di proprietà comune ubicato a Tarcento. Da tempo tra i due era in corso il procedimento di separazione. L'omicidio o suicidio è avvenuto davanti ad altre 5-6 persone che questa mattina si trovavano nello studio. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia, che è intervenuta sul posto, l'uomo, Giuliano Cattaruzzi, 80 anni, ha estratto una pistola mentre si trovava proprio davanti al notaio per la firma dell'atto e ha sparato alla moglie, Donatella Briosi, 64 anni, colpendola alla nuca. Poi si è spostato in un'altra zona della stanza e ha rivolto l'arma contro se stesso, uccidendosi. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della questura di Udine, oltre ai curiosi e passanti attirati dai colpi d'arma da fuoco e dalla presenza delle forze dell'ordine. Secondo fonti investigative, uno dei presenti è rimasto anche ferito, colpito di striscio in maniera non grave. E Omar Costantini questa mattina si è recato sul posto e ha raccolto per noi alcune testimonianze. Le ascoltiamo. E
Del terribile fatto di sangue abbiamo raccolto la testimonianza a caldo di due persone, tra questi il notaio Amodio, titolare dello studio dove si è consumata la tragedia. È successo semplicemente praticamente il marito, stavano facendo una compravendita, così il marito prima di fare questa compravendita prima ha sparato alla moglie e poi si è sparato contro se stesso, insomma. Naturalmente molto scosso, ha sentito anche qualcun altro che era nel caso del palazzo. Io ho visto tutti quanti erano scossi, soprattutto il notaio Andrioli, l'ho vista che è molto sbiancata, che deve aver assistito alla scena, insomma. Anche un avvocato è rimasto ferito di striscio. Sì, ma molto leggermente, perché mi ha indicato la pancia, ma si è fatta abdicare in farmacia, insomma. Prego. Conferma la morte di due persone, marito e moglie. Sì, esatto. Non le conoscevo perché non erano i miei clienti. Ma c'è stato un alterco prima? C'era stato qualche sentore, qualche segnale? No, non c'era nessun segnale. Io stavo al piano di sotto, per cui non posso dire che. Sembrava a sentire delle parti che era una cosa tranquilla, già pianificata, tranquilla, non ci doveva essere nessuno. Invece, stranamente, si sono invece. Una situazione precipitata. Sì. Va bene, grazie mille. Dei rumori provenienti dal piano di sopra, che credevo fossero sedie rovesciate o qualcosa del genere, perché non immaginavo nemmeno lontanamente che potessero trattarsi di colpi di pistola, ecco. Ma di che contatto si trattava esattamente? Si trattava sostanzialmente, per quello che ne so io, perché è una pratica che ha seguito la collega, di un contratto di compravendita seguito anche da avvocati, dove diciamo la signora doveva ricevere una quota del prezzo per aver iscritto un'ipoteca per alimenti o divorziati, mi sembra, queste persone qui, ecco, qualcosa del genere. Quindi comunque avevano già raggiunto un accordo, comunque notizie più precise ve la può dare la collega, avevano già raggiunto un accordo, poi non vorrei violare la privacy adesso, no? Ecco, stiamo attenti alla privacy, no? Quali erano le persone presenti all'interno? Non ho presente. Non lo so, perché riguarda, era un atto, cioè io e la mia socia lavoriamo, diciamo, insieme, diciamo, ma lavoriamo separatamente, ecco. Ma non è mai capitato nulla del genere che lei si ricordi? No, non mi ricordo che sia mai capitato nulla del genere. È rimasto ferito anche un altro avvocato? No, c'è stata una che è stata, sì, praticamente ha avuto un'escoriazione. Ma sa quanti colpi sono stati esplosi? Non lo so. Più di due, evidentemente due erano il minimo, no? Ha visto la scena, diciamo, del dopo sono salito su e ho visto, diciamo, c'è la signora diversa, diciamo, e l'uomo a terra con del sangue che usciva. Poi non mi sono avvicinato, ho guardato da fuori della porta. Ci ha parlato con la sua collega? Beh, ovviamente sì, che adesso è impegnata con la polizia, ovviamente sconvolta per una cosa che uno. Ferita dove, scusi dottore? Chi? La sua collega? Ferita? No, la mia collega non è stata ferita. Ah. Cioè, non la mia collega, un avvocato che non mi ricordo chi fosse. Ecco. Ma non c'erano premonizioni sul rapporto di coppia? Qualcosa? Che io sappia, no. Ecco. Secondo lei il lavoro da notaio è sicuro o ci possono essere dei rischi, come ha dimostrato oggi? Beh, oggi ha dimostrato che ci potrebbero essere dei rischi, perché potrebbe darsi, diciamo, che invece di sparare alla moglie avesse sparato alla mia socia, ecco. Vorrei dire meno male. Quindi le armi non sono sempre per legittima difesa? Le armi non sempre sono per legittima difesa, ecco. Cambiamo completamente argomento, parliamo adesso di maltempo che si è sviluppato e ha danneggiato soprattutto la zona di Conegliano, città allagata nella notte, e tanti gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Forti piogge nella notte in tutto il Coneglianese, la zona che più di altri ha risentito del passaggio di questa ondata di maltempo. Attorno alle 3 del mattino, infatti, i vigili del fuoco del comando provinciale sono dovuti intervenire per diversi allagamenti. In via Collalto a Conegliano i pompieri hanno svuotato un'autorimessa di circa 300 metri quadri completamente invasa dall'acqua. Situazione difficile anche a Susegana, in località Parè, così come a San Pietro di Felletto. Il maltempo ha causato danni, allagamenti, gli interventi in tutto il territorio da parte dei vigili del fuoco sono stati circa 20.
Disagi alle abitazioni che hanno subito scantinati colmi d'acqua, ma anche le strade completamente allagate e difficilmente percorribili anche in macchina. Questa mattina in tutto il territorio era già iniziata la conta dei danni, forti piogge anche sul Veneto orientale, ma non ci sono state situazioni di criticità. Maltempo anche in Friuli Venezia Giulia con Trieste che è stata letteralmente bersagliata. Il servizio Marco Santini. Alberi caduti, allagamenti lungo le strade e una piccola imbarcazione andata a fondo. Sono alcuni i danni provocati dal maltempo e dai forti temporali che si sono abbattuti nella tarda serata di ieri su Trieste. Una cinquantina di interventi che i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito nella notte. Alcuni, come la messa in sicurezza di alberi pericolanti e il recupero dell'imbarcazione affondata nel porto, sono tuttora in corso. I vigili del fuoco triestini hanno operato con 4 squadre supportate dall'autoscala e dall'autogru. La maggioranza dei soccorsi è stata per allagamenti e alberi pericolanti che in alcuni casi, a causa delle dimensioni delle piante, hanno richiesto l'utilizzo della gru. Nessuno degli interventi ha coinvolto comunque persone. Operazione dei vigili del fuoco anche in provincia di Udine e Pordenone, dove le squadre dei rispettivi comandi provinciali sono intervenuti soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti. Ci colleghiamo con l'Osmer, Arpa del Friuli Venezia Giulia, vedo già l'amico Arturo Puccillo. Allora Arturo, il tempo per i prossimi giorni? Buonasera a tutti. Ancora residua instabilità in regione per questo pomeriggio sera, ma già da appunto dalle prossime ore la situazione si stabilizzerà per le rivoli correnti nord-orientali che tendono a portare via appunto l'atmosfera instabile, lasciando per la giornata di domani sostanziale variabilità con un po' più di nubi in montagna, un po' di borino sulla costa e vento da nord-est in quota sulle montagne, forse qualche isolato rovescio residuo sulle prealpi, poco probabile. Temperature tra 17 e 28 gradi in pianura, tra 20 e 26 sulla costa. Venerdì una giornata in genere del cielo variabile, quindi schiarite che si alternano qualche nuvolamento, non piove, non ci sono precipitazioni, ancora un po' di borino. Temperature 16-27 gradi in pianura, 19-25 sulla costa. Fine settimana potrebbe vedere qualche locale temporale di nuovo in montagna sulle zone orientali nei pomeriggi, sia sabato che domenica, con temperature in ripresa, di nuovo le massime sfioreranno, toccheranno i 30 gradi in pianura. E direi che è tutto. Grazie come sempre agli amici dell'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Crollo di un tetto questa mattina attorno alle 7 a Sacile, siamo in via Trento, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con una squadra di Maniago e l'autoscala di Pordenone occupandosi della messa in sicurezza dell'edificio, un'abitazione isolata con 2 piani fuori terra. L'inquilino non ha riportato ferite ma è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno potuto constatare il crollo del tetto e di una parte del solaio. La zona ritenuta pericolosa è stata messa sotto sequestro. Sul posto, come tra altre cose potete vedere da queste immagini, sono intervenuti, come appunto dicevo, i vigili del fuoco, oltre che la polizia locale e un tecnico del comune di Sacile. E parliamo adesso dell'operazione antidroga che è stata portata ottimamente a termine dalla Polizia di Stato a Pordenone, segnalati 31 studenti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. 31 studenti, 18 dei quali minorenni, sono stati segnalati dalla Questura di Pordenone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti e deferiti all'Ufficio Territoriale del Governo. Lo scorso 27 ottobre gli agenti avevano effettuato alcune perquisizioni all'Istituto Isis Zanussi, consentendo di individuare 4 giovani spacciatori, uno dei quali minorenne, gravitanti nel contesto scolastico e di rinvenire e sequestrare circa 150 grammi di marijuana. Gli accertamenti della polizia erano stati sollecitati dal direttore didattico della scuola dopo aver riscontrato casi di assunzione di droga, in particolare cannabinoidi. Gli spacciatori sono stati deferiti in stato di libertà rispettivamente alla Procura della Repubblica di Pordenone e a quella del Tribunale per i minorenni di Trieste in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani convocati in questura accompagnati dai genitori hanno ammesso di aver fatto uso a più riprese di sostanze stupefacenti, talvolta consapevolmente o solo per essere accettati dal gruppo e non rimanere emarginati. Oltre all'attività in questione, nel corso dell'anno la polizia ha individuato
arrestato altri 20 ragazzini, molti dei quali minorenni in possesso di droghe del tipo marijuana, deferiti anch'essi in via amministrativa. Atterraggio di emergenza questo pomeriggio a Meduno per un pilota che si era librato in volo con un deltaplano. Per cause che sono in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del velivolo e ha iniziato a perdere quota. È riuscito a mantenere in assetto il deltaplano per il tempo sufficiente per un atterraggio di emergenza in un campo. Nell'impatto con il suolo, tuttavia, l'uomo ha riportato diverse lesioni. Per lui si è temuto il peggio. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza del 118 e l'elicottero sanitario decollato dalla Elibaba di Campo Formido. L'equipe medica ha soccorso l'uomo, che è stato trasportato all'ospedale di Spilimbergo in autolettiga, non sarebbe però in pericolo di vita. Nascondeva la droga in casa, a Torre di Mosto i carabinieri mettono a segno l'ennesimo colpo al contrasto di sostanze stupefacenti. Alessio Conforti. A Torre di Mosto i carabinieri della stazione di San Stino di Rivenza hanno arrestato un 47enne del posto, finito poi in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo ieri mattina, appena uscito di casa, è stato controllato dai militari dell'arma, i quali hanno percepito uno stato di particolare agitazione. Addosso aveva 6 grammi di hashish. I militari non si sono fermati lì e con l'ausilio dell'unità cinofila hanno perquisito anche l'abitazione del 47enne. Ben occultata in un vano della cucina è stata rinvenuta una consistente quantità di cocaina non ancora suddivisa in dosi, del peso di circa 68 grammi. Inoltre i militari hanno scoperto altri 5 grammi di cocaina nascosti nel filtro della cappa della cucina e poco meno di 30 grammi di marijuana all'interno di un vaso in vetro posto dentro ad un mobile del soggiorno. Oltretutto è stato trovato anche un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L'uomo si trova in carcere a Venezia. Guida il trattore e danneggia una recinzione privata, 72enne denunciato a Budoia. I carabinieri l'hanno trovato al volante con un tasso alcolico di 3 volte oltre il limite di legge consentito. Un 72enne di Budoia è stato denunciato dai carabinieri per guida sotto l'influenza dell'alcol. L'uomo nella giornata di lunedì pomeriggio è stato sorpreso al volante di un trattore John Deere con un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. I carabinieri sono intervenuti in via Cialata su richiesta della polizia locale a seguito del danneggiamento di una recinzione privata lungo la strada causato proprio dal mezzo. Ai militari dell'arma di Sacire l'uomo si era presentato in evidente stato di alterazione alcolica, confermata poi mediante l'accertamento dell'alcol test. La patente di guida gli è stata ritirata e il trattore è finito sotto sequestro. Sempre i carabinieri di Sacile hanno inoltre denunciato un 42enne di Fontana Fredda, sorpreso in via San Giorgio ad Aviano mentre si trovava alla guida di una moto Honda SVT400. Il valore dell'alcol test è risultato di poco superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Anche per lui patente ritirata e motociclo sequestrato. Lui è Giovanni Rampogna, il nostro opinionista, il cittadino, il nostro opinionista di fiducia. Allora, si parla in questi giorni di immigrazione, di sbarchi in Italia, Salvini che respinge la nave, che chiude i porti, ma andiamo in Puglia, a San Ferdinando, dove il 2 giugno, se non ricordo male, c'è stato un terribile omicidio, un massacro ai danni di Sumaila, il giovane sindacalista maliano. Cosa le fa venire in mente questo episodio? Mi fa venire in mente una situazione occupazionale nel meridione estremamente pericolosa, e questo è solo la punta dell'iceberg, perché la situazione è estremamente grave. Sentivo poco fa durante il telegiornale vostro che polizia, carabinieri sono tutti proiettati a ricomporre una società con adeguate sicurezze per i cittadini. Quel ragazzo là di 29 anni è stato ucciso malamente dagli assassini con un fucile con silenziatore, e alle spalle tutto hanno fatto contro questo povero Cristo. Questo povero Cristo che veniva a lavorare in Italia per 2 euro, mentre chi gli dava il lavoro ne percepiva 35 sui 37 che gli dava lo Stato. Evidentemente lo Stato non può andare dopo l'assassinio,
deve prevenire, fare una politica. Fico anche, no? Appunto, Fico doveva andare prima, 3 giorni prima che il fatto accadesse, perché la gente è stanca di essere sottomessa, vilipesa e violentata. Le persone devono essere trattate bene, con dignità, con decoro, dalle istituzioni pagate, preposte e proposte da noi, dai cittadini che le eleggono, e quindi essere in grado di tutelare i cittadini, di tutelare il lavoro, di dare lavoro e di dare dignità alle persone. Non possiamo lasciare le cose così come sono, che le persone violente, ecco, questo è un bullismo degli adulti e questo è grave, perché lo possono fare o con il complicità o con altro servizio dello Stato stesso. Dobbiamo risorgere. Carlo Azeglio Ciampi aveva fatto un'affermazione importante a suo tempo e disse che questo è il terzo risorgimento. Il terzo risorgimento che deve dare la dignità alle persone. Il ministro degli interni, certamente un po' così, un po' colà, ha svegliato però qualche cosa che mancava, che si addormentava, entrava nell'oblio, la violenza, le percosse, le uccisioni, gli assassini, entrava in un oblio. Ecco, credo che in questo momento sia giusto rivendicare giustizia, non solo per Regeni, caro il mio ragazzo, ma anche per quell'altro, che non so neanche pronunciare il nome, Soumail, ucciso per mano nemica, per mano assassina. Il fatto di San Ferdinando, di Puglia. Ma sì. Senta una cosa, giustamente le citava il ministro dell'interno, Salvini, sì, ha fatto bene a chiudere il porto, a negare quindi l'accesso e l'attracco alla nave Aquarius, ma soprattutto ha scatenato poi una reazione, sì, ecco, violenta della Francia, ecco, siete cinici, vomitevoli, sì, loro che... Poi la Francia, noi storia. All'infora della rivoluzione francese del 1789 non ha fatto niente e si permette di criticare. Non sono d'accordo sul metodo, assolutamente no, però... Il metodo di chi? Di Salvini. Però ha scosso, ha risvegliato le coscienze, le intelligenze e la volontà di proteggere i cittadini. Ha fatto un'affermazione importante. Nel Mediterraneo e nell'Adriatico ci sono navi che vanno a destra e a manca di tutti gli stati fuori che italiana. E tutti i cosi devono venire, gli immigrati devono venire in Italia. Chissà perché. Ha posto come domanda, non ha posto come denuncia, ha fatto la domanda. La Francia ha dato quelle risposte che ha dato, di cui noi che veniamo da lontano e dal freddo non ci fa né caldo né freddo. Sì, ma rischia di generare un incidente diplomatico, ma anche certo, perché insomma Conte adesso certo ha già detto Macron chiede scusa, non vado, sì, in Francia, sì, quindi sì, i rapporti sono anche molto, sì, tesi ma hanno entrambi dei team dirigenti, mediatori, e delle persone mediatrici che sanno senz'altro ricomporre le parti. Però la giustizia è questa, ognuno sta a casa sua. Ma bisogna costituire le cooperative che vanno a lavorare oltre il Mediterraneo e l'Adriatico, che vanno a lavorare lì, devono portare professionalità, non devono andare lì a raccogliere soldi sulle miserie di quella gente. Devono portare professionalità, devono portare elementi importanti per le cooperative, devono sviluppare l'occupazione, perché sembra che queste cooperative, non tutte, io sono socio di una cooperativa e posso vantarmi senz'altro d'esserlo, ma ci sono cooperative che fanno gli interessi propri, con delle presidenze, dagli stipendi, cifre astronomiche anche. Quindi facciamo queste affermazioni a ragion veduta, non sono gratuite. A proposito, qua a Rampogna ci scrive un cittadino, vorrei sapere quanto costa al mese un minore non accompagnato che arriva in Italia alle casse dello Stato, faccelo sapere. Ma hai idea di quanto possa costare un minore non accompagnato che arriva in Italia? Allora, l'immigrato... Visto che lei è socio anche di cooperative, quindi insomma, si intende di questo mondo. Però è un'approssimazione...
di gran lunga approssimativa. Ecco, danno 35 euro a persona, all'emigrato gli danno 5 euro, adulto, autosufficiente, con un po' di casa, con un po' di alimenti, con un po' di sigarette e un cellulare. Al bambino, o te lo sbattono in un collegio e torna fuori all'età maggiore, oppure se ha un'età da carcere minorile, lo sbattono nel carcere minorile. Vabbè, ma non prendiamo il caso estremo che è un delinquente. Cioè un ragazzino anche, che arriva... No, inventano la reclusione, i motivi per la reclusione vengono inventati, vengono costruiti. Okay, ma quanto costa al giorno? Ecco, allora... Poi vediamo anche magari se Alessandro Basso ci sa dare delle nozioni. Dovrebbe saperlo lui. Più di no, me. Ma glielo chiediamo dopo. Sì. Prego, rispondere. Ecco, io credo che siamo intorno alle 800 euro. Al mese o al giorno? Al giorno. E la Madonna. Non credo che sia di meno. E se è di meno, va bene, è di meno, lo Stato risparmia e il minore deve avere genitori acquisiti, e quant'altro, una famiglia, una casa, la scuola e quant'altro. Bene. E quindi? Vecchio, come vedi, alza la testa che il potere te la rompe. Grazie come sempre a Giovanni Rampogna, il cittadino, ci vedremo la settimana prossima con lui. Nigeriano scoperto in treno senza biglietto, scaglia una pietra contro il convoglio, fermato e denunciato dai carabinieri di Sacile. È stato sorpreso a bordo del treno regionale proveniente da Mestre senza biglietto e quando il capotreno lo ha fatto scendere dal convoglio, oltre a non fornire le proprie generalità, ha afferrato una pietra scagliandola contro il convoglio e danneggiando la carrozza viaggiatori. Protagonista del fatto avvenuto a Sacile lo scorso 4 giugno è un nigeriano di 31 anni residente a Genova con precedenti di polizia specifici e in regola con il permesso di soggiorno. All'arrivo dei carabinieri dell'aliquota radiomobile il giovane non si è calmato, reiterando i comportamenti anche negli uffici della compagnia. Il nigeriano è stato quindi denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. È stato inoltre segnalato agli uffici immigrazione della questura di Pordenone per eventuali provvedimenti in ordine al permesso di soggiorno. Allora, giustamente parlavamo di carabinieri di Sacile, noi rimaniamo a Sacile, lo facciamo con Roberto Ceraulo, già sindaco della cittadina del Livenza, ora assessore al comune. Si occupa di lavori pubblici, una bella notizia, mi sembra che insomma, viene rifatto il manto erboso del campo sportivo. Sì, oggi sono stati, è una notizia, per la verità, sa, delle opere pubbliche spesso si ripete, quindi dicono ma parlate sempre delle stesse cose. Il problema è che qui da quando viene concepita un'opera, quando poi quest'opera viene avviata, i passaggi sono sempre numerosi, ma è giusto tenere anche la gente aggiornata su questi diversi passaggi. Allora, oggi è stato consegnato all'impresa il cantiere per la realizzazione del nuovo manto sintetico nella superficie del campo esterno al 25 aprile Aldo Castenetto, che è il principale impianto sportivo scoperto di cui la nostra città dispone. Un impianto per il gioco del calcio, per diversi sport, ma anche con l'anello di atletica, questo all'interno. All'esterno c'è il campo di allenamento che potrà naturalmente con la nuova superficie sintetica, visto che il sintetico può essere utilizzato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, quindi anche dopo precipitazioni abbondanti, senza che il campo si rovini, analogamente a quanto già realizzato al campo sfriso, appunto questa nuova superficie sintetica permetterà alle numerose associazioni, ma anche ai gruppi amatoriali, di poter trovare risposta alle loro necessità. Ma non basta, nel senso che questa è un'opera che è propedeutica anche ad una realizzazione diversa che non riguarda lo sport ma che riguarda tutta la città ed è la realizzazione del parco urbano ed è dove attualmente è esistente un campo da calcio intitolato Giovanni Tomasella in via Carducci, questo è il vecchio oratorio per i sacilesi che hanno una memoria più lontana come già è la mia, verrà trasformato in parco urbano. Quello è un campo datato, è un campo che diciamo non è rispetto agli standard contemporanei a posto per quanto riguarda anche i requisiti di sicurezza, i muretti vicini alle linee laterali, ma poi soprattutto la sua centralità farà sì che questo patrimonio di verde, un tempo
utilizzato per lo sport diventi un patrimonio di verde a disposizione di tutti, collegato con una passerella ciclopedonale, tra l'altro con il centro città. Ma di questo magari avremo modo di parlare in un'altra occasione. Senta, assessore, lei giustamente è stato sindaco, quindi di conti se ne intende. Allora, proviamo certo a rispondere alla domanda. Quanto costa al mese un minore non accompagnato che arriva in Italia? Quanto sì costa alle questi, casse dello Stato o alle casse del Comune? Questo è il problema che tutti i sindaci hanno sofferto maggiormente. Diciamo che tra i 120 e i 180 euro al giorno. C'è stata una polemica, nettamente meno rispetto agli 800 di Rampogna, dai. No, ma anche perché c'è stata una polemica recente, anche qui tutta Friulana, dicendo ma si può arrivare a 55-60 euro. Lei capisce che 100 euro al giorno sono comunque 3.000 euro al mese, sì, non sono, sì, sono cifre, sono cifre di assoluto rilievo. Allora, se erano comuni inferiori ai 5.000 abitanti, erano tutti a carico dello Stato. Se erano comuni superiori ai 15.000 abitanti, come era ad esempio del caso nostro, c'era una compartecipazione importante da parte del comune. È evidente che i comuni, è successo anche a Tarvisio, dove c'è stato con la rotta famosa balcanica una grande affluenza di persone, di migranti, chiamiamoli così, o di clandestini, chiamiamoli con, ma con tanti minori, e questi minori diventavano una, diciamo, un peso insopportabile per i bilanci dei comuni. Poi esiste il lato umano sul quale Giovanni Rampogna è sempre molto attento mi trova ovviamente condivisibile. Condivido di meno sul fatto che vengano reclusi, ecco, anche questa mi sembra un po'. Ma Rampogna ha parlato più del caso estremo, ecco, che si trova magari le scappatoie, ecco, per sbatterli appunto in luoghi che, ecco, sta di fatto che insomma lei vede che anche un uomo che ha fatto la storia della sinistra di questa provincia di Pordenone come Giovanni Rampogna, anche lui capisce quanto necessario fosse dare un segnale, di invertire una tendenza che era quella di un eccesso di buonismo, che un eccesso di buonismo che sul tema dell'immigrazione, questo è un mio personale pensiero, ma sul quale la sinistra italiana si è suicidata. Ecco, il pensiero di Roberto Ceralo, già sindaco del Comune di Sacile, ora assessore appunto, sempre per lo stesso comune. Ma è giusto anche dare i dati certi, perché insomma il cittadino ha il diritto e il dovere di sapere quanto insomma ci costano determinate situazioni. Giustamente chi meglio di Roberto Ceralo poteva dare i dati proprio al centesimo. Grazie ancora una volta Ceralo per essere stato con noi, ci vediamo la settimana prossima. Pensate, sono due i sottosegretari del Friuli Venezia Giulia chiamati a far parte del governo Conte. Si tratta di Vania Gava della Lega e di Vincenzo Zoccano del Movimento 5 Stelle. La prima di Sacile è stata nominata all'ambiente, il secondo triestino si occuperà di famiglie e di disabilità. Il governo si arricchisce di 45 nuove figure, 6 viceministri e 39 sottosegretari. Quindi questa è la squadra appunto completa del Premier Conte. Non sarà sottosegretario, ma giustamente ha ricoperto e ricoprirà degli incarichi molto importanti. Pensate, presidente della prima commissione bilancio e programmazione e altresì vicepresidente della commissione terza della sanità. Alessandro Basso, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per Fratelli d'Italia. Ben ritrovato, dottor Basso. Grazie, una direttore. Soddisfazione più di così non poteva arrivare, credo. Una soddisfazione enorme, devo dire la verità, tanto per me personalmente è chiaro che è una grande soddisfazione, quanto per il territorio di Pordenone che oggi ha trovato, come dire, un grande appannaggio all'interno degli incarichi che sono stati decisi, che faranno avviare l'attività legislativa a partire già da domani. È chiaro che la domanda, direttore, che mi fanno tutti è come mai non hai forzato la mano per lavorare nella sesta commissione, la commissione istruzione. Come dire, Pordenone aveva una richiesta, il territorio di Pordenone aveva una richiesta di poter avere un ruolo di peso all'interno delle commissioni. La commissione bilancio è la commissione più importante perché è quella dove passano tutti i provvedimenti della regione. È una grande responsabilità perché, come dire, al di là dell'entusiasmo che è evidente ed è anche fisiologico, il lavoro sarà tanto e anche un lavoro impegnativo. Poi essere vicepresidente con Ivo Moras, che sarà presidente della Commissione Sanità, ci darà la possibilità di essere anche all'interno dell'altra commissione strategica del nostro territorio, perché come noi sappiamo benissimo che il problema, la questione più che problema che caratterizza Pordenone è proprio la questione della sanità, e quindi vigileremo attentamente anche all'interno della produzione legislativa dell'attività consiliare
di questa commissione. Altre cose, Riccardo Riccardi proprio nel pomeriggio ha fatto visita, ne parleremo anche con Pietro Tropeano proprio all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, poi magari insomma capiremo meglio, forse se arriva dice intervengo nei vostri studi, però era bloccato con il direttore generale. E invece Bolzonello con una nota dice maggioranza spaccata sull'elezione dei presidenti. Ma c'è stata una spaccatura? Non so dove Bolzonello sia stato stamattina, perché non vedo nessuna spaccatura della maggioranza. Fortunatamente la nostra maggioranza è talmente forte anche dal punto di vista numerico che ci siamo potuti permettere anche di, come dire, di fare delle votazioni serene legate ai ruoli, legate alle esperienze delle persone, alle competenze, e quindi anche di poter, all'interno della mattinata sono stati votati i presidenti, i vicepresidenti e i consiglieri segretari, quindi anche di poter avere una divaricazione tra varie competenze all'interno delle commissioni, quindi nessuna spaccatura, una maggioranza coesa che ha tante persone nei ruoli di potere, chiamiamoli così, insomma. Senta, parlare di bilancio, lei appunto si occuperà di bilancio nel 2018, è un tema molto complicato. Come sono i conti della nostra regione? Ha già appunto preso in mano i fascicoli? No, stiamo attendendo. È chiaro che, come dire, abbiamo notizia di una regione che non è stata governata bene nei passati 5 anni, e i primi dati, seppur per voci di corridoio, ci stanno dimostrando questo. Noi ci auguriamo che non sia così, però purtroppo avremo grande lavoro da fare per ristabilire, soprattutto per risolvere i problemi, perché non è sempre soltanto questione economica, è proprio anche la questione di risolvere i problemi che i cittadini hanno, e questo comporta sicuramente delle spese. Comunque nei prossimi giorni cominceremo ad analizzare le sudate carte del bilancio, perché la manovra di assestamento ci vedrà impegnati fin dalla prossima settimana. Ultima battuta, il lavoro di Alessandro Basso da dove parte, ma soprattutto qual è l'obiettivo finale? Ma l'obiettivo finale che mi sono dato per questo tipo di attività è quello di fare un'esperienza in un campo che è parzialmente diverso dal mio, perché è chiaro che non si tratta dell'ambiente scolastico, ma io sono un dirigente pubblico, quindi ho maneggiato in questi anni l'attività di bilancio della pubblica amministrazione, quindi sono anche un po' solleticato dall'idea di fare una cosa diversa, e quindi di poter fare un'esperienza che possa essermi utile dal punto di vista personale, soprattutto per apportare il contributo della mia professionalità all'interno di questo campo. Questo è l'obiettivo che mi sono dato. Ci vediamo la settimana prossima, grazie ad Alessandro Basso, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia per Fratelli d'Italia. Giustamente è la soddisfazione dello stesso Basso, è stata proprio quella di essere anche appunto nominato presidente della prima commissione bilancio e programmazione e vicepresidente della commissione terza della sanità. Allora complimenti giustamente al pordenonese Alessandro Basso. Oggi c'è stata invece la conferenza stampa a Pordenone, si è parlato della sistemazione di via Cappuccini proprio nella città del Noncello, lavori al via lunedì 18 e dureranno 8 mesi. Al via lunedì 18 giugno due opere disposte dal Comune. La più rilevante è la prima tranche della riqualificazione complessiva di via Cappuccini. C'è poi la realizzazione della nuova rotonda tra le vie Montereale e del Travesio, tassello iniziale della rinnovata viabilità a supporto del nuovo ospedale. In via Cappuccini i lavori dureranno all'incirca 8 mesi, interessando il tratto dal sottopasso ferroviario a poco prima della chiesa. Lungo questo segmento la strada verrà chiusa a spezzoni in diverse fasi temporali per agevolare il più possibile i residenti e i collegamenti con via Pola e il quartiere, ad esclusione di interruzioni parziali dovute alla singola lavorazione per alcune ore. Il primo cantiere verrà aperto appunto lunedì 18 fino a sabato 23 tra via Pola e vicolo dell'essiccatoio. Durante tutti i mesi di lavori l'accesso ai residenti sarà sempre consentito, ha spiegato l'assessora all'urbanistica Cristina Mirante, a meno che non ci siano scavi per il tempo strettamente necessario di fronte al proprio accesso carrario. Nella rotonda di via Montereale i lavori dureranno 3 mesi circa. Si metterà mano ai servizi infrastrutturali con la sostituzione della linea di acquedotto, la realizzazione di un nuovo impianto di raccolta delle acque meteoriche e l'installazione dell'illuminazione pubblica LED. Poi la nuova rotonda con isola centrale in porfido, in parte sormontabile, e la costruzione dei nuovi marciapiedi con percorsi tattilo-plantari per non vedenti e attraversamenti pedonali idonei. Tra le fasi principali, le prime 2 settimane, la demolizione dei marciapiedi vecchi
Di seguito la creazione della rotatoria e dei nuovi marciapiedi. Il cronoprogramma prevede dal 2 luglio la chiusura dell'accesso a Via del Travesio, dal lato di Via Montereale, fino al termine dei lavori. Via del Travesio sarà accessibile da tutte le altre strade e direzioni. La stagione dei cantieri è partita, ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani. Sono orgoglioso di un'amministrazione che trasforma gli annunci fatti e che interviene in tutte le zone della città. La riqualificazione di Via Cappuccini, aggiunto, era un'opera incompiuta, rimbalzata per anni nei bilanci e nei piani di investimento del comune, senza che se ne facesse niente. Noi abbiamo il coraggio politico di realizzarla. Oltretutto c'era un mutuo acceso dal 2012 che stava correndo e c'era dunque anche una responsabilità finanziaria da onorare. Abbiamo parlato di viabilità, di lavori pubblici, adesso parliamo di sanità, lo facciamo con l'assessore Pietro Tropeno, tra le altre cose lui è anche medico, e di pochi minuti fa proprio il termine della visita all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone del vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Allora, dottore, tiriamo un po' le somme, che bilancio è stato di questa grazie, visita? Grazie direttore, ma è stata una visita, devo dire, molto importante, oltre ad essere la prima visita che il nostro assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi, nonché vicepresidente della regione, fa un'azienda sanitaria. Quindi questo ci ha dato veramente lustro, ci ha dato veramente importanza proprio per venire da noi, proprio per vedere la nostra situazione. È stata una visita che praticamente è partita da prima delle 4 e si è protratta fino praticamente a poco fa. L'assessore era accompagnato dal direttore centrale della salute, il dottor Cortiula, assieme a lui, assieme naturalmente a tutti i medici e i professionisti della sanità, abbiamo fatto una disamina molto attenta di quella che è l'attuale situazione del nostro ospedale. Quindi abbiamo visitato i reparti un po' più a rischio, fra virgolette, abbiamo visitato il pronto soccorso, diciamo con la sua logistica un po' purtroppo costretta negli spazi del corridoio, abbiamo visitato le medicine, aveva visitato il quartiere in costruzione del nuovo ospedale, e poi alla fine abbiamo parlato un po' di quello che sono le nostre intenzioni, le nostre prospettive, abbiamo parlato di investimenti, abbiamo detto appunto che un ruolo importante dovrà avere la regione proprio nell'ambito degli investimenti su un ospedale, quell'ospedale che attualmente deve accompagnare fino a quando sarà pronto il nuovo ospedale. Quindi un ospedale che deve essere efficientato, deve avere l'efficienza da grande ospedale, da ospedale di riferimento regionale fino ai prossimi 5 anni, 5-6 anni. Questo vuol dire mantenere gli investimenti a un livello tale che siano investimenti di grande competizione anche nei confronti delle altre strutture. Quindi non solo investimenti ma anche personale. Quindi il personale deve essere riequilibrato pur in una situazione in cui sappiamo benissimo che a livello regionale c'è una carenza di personale specialistico. Abbiamo parlato anche naturalmente di quello che può essere tutta l'organizzazione della sanità a livello provinciale, quindi gli ospedali che ci circondano e del CRO di Aviano, tutte situazioni che sicuramente l'assessore ha preso nota. L'assessore si è espresso in maniera veramente, ha avuto un'apertura a 360 gradi nei confronti dei medici e dei professionisti della sanità, ci ha dato ci ha fatto capire che proprio la sua competenza sarà messa a disposizione della sanità a 360 gradi e che verrà nuovamente a trovarci in altri ambiti. Quindi una visita positiva che credo sia l'inizio veramente di una grossa collaborazione con l'assessorato alla sanità. Assessore, non soltanto riqualificazioni, non soltanto sanità, ma anche cultura che aiuta a crescere. Assolutamente sì, cultura che aiuta a crescere. Abbiamo visto poco fa i lavori che si faranno in via Cappuccini. La cultura entra a livello anche del bando delle periferie, non solo con la riqualificazione e la rigenerazione urbana, li abbiamo viste di Piazza della Motta e dell'ex biblioteca dove ci saranno appunto le famose scuole di musica, ma entra proprio fattivamente con quello che Pordenone Legge ha voluto regalarci. Sono otto eventi culturali che andranno proprio a livello di tutti i quartieri della nostra città per dare appunto per far vivere e convivere anche quello che probabilmente sono luoghi meno frequentati
sia dagli scrittori sia dai giornalisti, su temi importanti che vanno dallo sviluppo del territorio, alle acque, a quella che può essere proprio la condivisione di progettualità all'interno di una stessa città, all'interno di uno stesso territorio. Iniziamo proprio domani in oratorio di San Lorenzo a Rorai, ci sarà appunto il giornalista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, che ci parlerà proprio di territori, sviluppo del territorio che guarda allo sviluppo e all'inclusione. Proseguiremo poi con gli altri appuntamenti, ma avremo modo, direttore, anche certo, di raccontarli. Ci sarà, il prossimo sarà martedì 19 giugno a Borgo Meduna, ma domani alle ore 21:30 a Rorai Grande, in oratorio di San Lorenzo, vi aspettiamo per parlare appunto con Dario Di Vico, che è il giornalista del Corriere della Sera. Assessore, grazie come sempre, ringrazio Pietro Tropeano, ci vedremo con lui la settimana prossima, vediamo se Davide riesce a farci anche un bel primo piano, la cultura aiuta a crescere, quindi questa serie di eventi che poi insomma aprono lo scenario a Pordenone Legge, la manifestazione poi insomma classica. Possiamo considerarlo un'anteprima di Pordenone Legge per quanto riguarda proprio i quartieri della città. Ci vedremo la settimana prossima, grazie ancora Assessore, adesso grazie, parliamo direttore, dell'operazione portata a buon fine dalla Guardia di Finanza di Gorizia contro il falso Made in Italy. Ancora un intervento finalizzato a contrastare il commercio di beni riportanti la falsa indicazione di origine italiana è stato compiuto nelle scorse settimane dai militari della sezione operativa pronto impiego della Compagnia di Gorizia della Guardia di Finanza. Dopo aver proceduto al fermo di un furgone proveniente dalla Slovenia, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro di iniziativa oltre 6.800 capi di biancheria intima, interamente prodotti in Ungheria, ma riportanti sulle confezioni e sulle etichette interne il tricolore italiano e la dicitura 100% prodotto italiano. Dalla verifica della documentazione commerciale e di trasporto esibita dal conducente, bloccato a Gorizia nei pressi dell'ex valico di Sant'Andrea, è emerso che i capi d'abbigliamento sarebbero stati consegnati ad un'azienda con sede in provincia di Pordenone, che li avrebbe venduti attraverso la propria rete ubicata tra Veneto e Friuli. Le successive attività investigative, condotte attraverso la tempestiva perquisizione dell'azienda importatrice e l'esame delle fatture d'acquisto, hanno consentito di sottoporre a sequestro ulteriori 32.563 articoli di biancheria, per un totale di 39.374 prodotti, nonché di accertare che la società operante nel Friuli occidentale, a decorrere dal 2013, ha acquistato dalla società ungherese ed in seguito commercializzato ben oltre 100.000 capi con le medesime caratteristiche di quelli intercettati al confine di Gorizia. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Siamo con Luca Marchesan, parliamo di Bibione, ma parliamo anche della vicina Lignano per questo passo barca X River. Il turista arriva con la bicicletta dopo un bellissimo percorso ciclabile, sale gratuitamente in questa barca, attraversa il fiume, il Tagliamento, grande valenza storica, ed è a Lignano. È questo il futuro del turismo, Marchesan? Diciamo che c'è stata un'iniziativa condivisa con il comune di Lignano che ci ha portato una novità per questa stagione, ma una novità che andrà a essere implementata con probabilmente un altro punto barca, una chiatta, qualcosa, perché è diventata insufficiente. Bello, perché vuol dire che il turista ha apprezzato questa iniziativa e soprattutto perché sei a contatto con sia Lignano sia la zona Faro, che è una chicca nuova che il comune, ristrutturandolo, ha fatto sì che di dare qualcosa in più al turismo. I passaggi in barca sono molteplici, i ciclisti sono entusiasti, qualcuno è rimasto un po' scontento perché comunque i tempi di attesa si sono dilatati. Si dilatano, tant'è vero che adesso la volontà è di chiaramente implementare il servizio. Per il resto Bibione, con questa novità, ha aumentato chiaramente la fruibilità non tanto e non solo del turismo legato all'ambiente, al ciclismo, proprio ha cercato di sviluppare quel senso di
ambiente, che è stata una ed è una delle peculiarità del nostro. È da anni che vivo e lavoro in questo senso. Sì, perché chiaramente è un qualcosa che l'ambiente è non solo un fatto di riconoscimenti, come siete testimoniati dalle varie bandiere, credo che bandiere blu, bandiere. Anche quella dei pediatri. E danno un significato importante alla nostra realtà. La località che ci auguriamo tutti che continui con i risultati fatti recentemente e che ci siano sempre più turisti che vengano a visitarla e a condividere e a vivere questo territorio. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che siamo in sella. Grazie a voi. Linea che può tornare a Pordenone. Allora, alla mia sinistra ho Beppino Nosella, Open Sinistra FVG, alla mia destra invece ho Valerio Delle Fratte, consigliere comunale a San Vito, a Tagliamento per la lista civica Amo San Vito. Allora, con entrambi io parlerei del tema che tiene banco ormai da giorni, che è il tema appunto dell'immigrazione. Parto con l'amico Beppino Nosella. Ha fatto bene Salvini innanzitutto a chiudere i porti e soprattutto a controbattere alle provocazioni e soprattutto alle brutte parole che il presidente della Francia Macron ha rivolto ai nostri confronti? Allora, se noi prendiamo solo un segmento di quello che succede, è facile dire giusto o sbagliato. In ogni caso, secondo me, Salvini ha sbagliato, ma dobbiamo partire un po' più indietro. Nel 98 l'Italia ha fatto un accordo con la Tunisia, dove, in poche parole, la Tunisia diventava garante delle persone che venivano nei nostri porti. Fino al 2001, 3 anni di accordo. Nel 2002 è stata fatta la Bossi-Fini. La Bossi-Fini permetteva alle persone di regolarizzarsi e di arrivare in Italia a lavorare. In quel periodo storico, pertanto che c'era il centrodestra che governava, c'era molta necessità di manodopera, specialmente di bassa manodopera. E pertanto i governi che si sono susseguiti non si sono preoccupati di regolamentare, di fare degli accordi internazionali per i rimpatri, fare delle scelte importanti per gestire queste situazioni. Sono stati un po' tutti ciechi, pertanto da destra a sinistra, perché non bisogna essere contro o a favore. I governi hanno lasciato le cose che andassero da sole, non si sono assunti la responsabilità di quello che sarebbe accaduto. Bene, oggi ci troviamo in una situazione difficile, virgola, non troppo difficile, perché se io fossi stato il governo giallo-verde, come viene chiamato, Lega Movimento 5 Stelle. Sì, avrei chiesto a Minniti di rimanere fermo un attimo nel governo, se dava la disponibilità come senso di responsabilità nei riguardi dello Stato italiano, anche se non condivido l'operazione che ha fatto Minniti, però era una piccola soluzione per poi portare avanti un progetto diverso e fare delle leggi capaci di affrontare il problema migrazione, fare degli accordi internazionali, perché come sappiamo con 5 paesi c'è soltanto l'accordo internazionale. E poi, come si è già detto in più sedi, non è il problema solo dei barconi, perché gli immigrati arrivano dovunque. Ma se facciamo un esame un po' più oculato, andiamo a vedere gli immigrati che ospitano Germania, Francia, Olanda, Inghilterra, un po' meno l'Austria, la Spagna. Hanno iniziato le migrazioni molto molto prima di noi, per delle caratteristiche storiche diverse. Noi abbiamo iniziato dopo il 95 a vedere un po' di migrazione, ed era il 95 che noi dovevamo affrontare il problema della migrazione, ma dal 95 a oggi ci troviamo a dover fermare le navi dicendo che non possono entrare. A livello umano un grande errore, a livello internazionale una caduta di stile, ma non solo, perché ci sono degli accordi dei paesi di confine che hanno degli obblighi firmati e siglati con gli altri stati dei membri europei. Valerio Delle Fratte, cosa ne pensa di queste dichiarazioni di Beppino Nosella? Un errore di stile, ma soprattutto anche un errore umanitario che rischia di sollevare non soltanto dei grossi polveroni? Guardi, sicuramente il linguaggio dei politici un po' in tutta Europa credo che debba ritrovare dei binari su cui muoversi, perché ho sentito delle dichiarazioni da una parte e dall'altra che non mi convincono. Non parlo solamente del governo italiano, oggi
non condivido il discorso di Minniti, perché ogni governo ha diritto ad avere il proprio ministro dell'interno, per cui oggi tocca a Salvini, è legittimato a farlo e quindi lo faccia. Dicevo, il linguaggio di vari leader politici europei non mi convince per i toni usati, per la tempistica soprattutto usata, sembra che si insegua davvero il like sui social piuttosto che una politica lungimirante. Gli accordi ci sono, vanno rispettati, gli accordi possono anche essere rivisti e credo che in questo settore debbano essere rivisti, quindi prendere decisioni... Interromperti, ti chiedo scusa perché non è nel mio stile. Salvini non è che crudo, è arrivato oggi, era parlamentare europeo, conosceva le situazioni, pertanto se si doveva prendere la patata del ministro dell'interno doveva già sapere cosa sarebbe successo e poteva già dall'Europa iniziare il suo percorso per il governo italiano. Da quello che noi sappiamo e che è stato detto in campagna elettorale, la Lega e anche il Movimento 5 Stelle hanno i decreti pronti per risolvere il problema dell'immigrazione. Per questo io dico che oggi Salvini è ministro dell'interno ed è giusto che faccia il ministro e che tirino fuori in Parlamento o come governo le leggi e i decreti che intendono approvare per risolvere una situazione. Ma la domanda il problema... si chiudono i porti per risolvere il problema dell'immigrazione? Allora, per risolvere il problema dell'immigrazione c'è bisogno di politiche che vengono portate avanti e non si risolve chiudendo i porti, tant'è che oggi è attraccata un'altra nave con quasi 1000 persone a bordo. Ricordo anche che le persone a bordo dell'Aquarius ce le hanno messe due navi della Marina Militare Italiana, di conseguenza credo che veramente tutti, a partire dai politici e anche le persone che discutono in queste ore sui social, giusto o sbagliato, debbano prima informarsi su come funzionano alcune cose e poi dopo magari commentare. Lo stesso atteggiamento di Malta non è stato assolutamente corretto, ma non è che non è corretto da ieri, non è corretto da anni oramai, perché invece di rispondere alle chiamate fanno rispondere la Marina Italiana e quindi di conseguenza dicono adesso la vedete voi. Non è, ripeto, un atteggiamento corretto. La Francia che intervenga su questa questione del porto, credo che siamo gli ultimi davvero a poter parlare, perché ricordo ognuno di noi quando il fenomeno degli sbarchi era stato azzerato con un accordo con Gheddafi, Gheddafi stesso fu bombardato dai francesi per motivi assolutamente non legati alla primavera araba, cosa alla quale tutti inneggiavano in quel periodo, quindi da questo punto di vista servirebbe davvero che ognuno di noi torni un po' indietro nel tempo facendo qualche riflessione e quindi oggi parlare per loro credo che sia veramente stato una, non solo una caduta di stile ma veramente inopportuno, quindi bene la risposta del governo italiano insomma nei loro confronti. Bene, io ringrazio sia Beppino Nosella che Valerio Delle Fratte, ma Delle Fratte si fermi con noi perché è venuto fuori appunto negli ultimi giorni riguardo a poi la realtà sanvitese, il caso della ginnastica sanvitese stessa, la sede e altro. Che proposta avanzate, ma soprattutto da dove parte il tutto? Tutto parte da una bellissima manifestazione di fine anno che c'è stata nei weekend scorsi da parte della ginnastica sanvitese. È una realtà oramai consolidata che ha più di 50 anni di storia, centinaia di iscritti che in questi anni è anche cresciuta appunto come frequentatori. E noi reputiamo che a fronte anche di una iniziativa che noi condividiamo da parte della Giunta Comunale di richiedere i finanziamenti per ristrutturare la sede in cui attualmente vengono svolti gli allenamenti, quindi l'ex cinema in Piazza del Popolo a San Vito, si debba pensare al dopo, quindi se il cinema deve essere ristrutturato, alla ginnastica sanvitese deve essere assolutamente trovata una sede adeguata. Su questo siamo aperti a confronto con la maggioranza, visto che si tratta di un'opera che riguarda tutta la comunità, credo che ci sia il diritto anche da parte dell'opposizione di partecipare a una discussione in merito. Abbiamo indicato anche un modo per reperire i fondi necessari che consiste nella vendita di alcuni immobili che sono lì da anni in attesa che qualcuno li acquisti, un po' di iniziativa anche in tal senso potrebbe aiutare a reperire i fondi necessari. Speriamo di essere ascoltati, siamo disponibili, ripeto, a qualsiasi confronto nella commissione competente, così come abbiamo fatto sempre, soprattutto nel settore sportivo a cui teniamo moltissimo. Grazie come sempre a Valerio Delle Fratte, ci vediamo la settimana prossima. Da Valerio Delle Fratte a Margherita Cusinco, da Consa del Friuli Occidentale, avvocato, prego.
Allora, parliamo di immigrazione, in particolare citando una sentenza del luglio 2017 della Corte di Cassazione 38.041. Cosa era accaduto? Un cittadino straniero irregolare era stato condannato penalmente alla sanzione alternativa alla detenzione consistente nell'espulsione e nel rimpatrio nel paese d'origine. Egli aveva appunto impugnato questa decisione in Cassazione con la giustificazione che era disabile, in particolare a causa di in seguito a un'operazione chirurgica gli era stata amputata una gamba e quindi era costretto su una sedia a rotelle ed era invalido e percepiva anche un assegno di invalidità. E in particolare lo straniero per quali motivi sosteneva appunto che non era possibile effettuare il rimpatrio? Perché era da 30 anni in Italia, aveva la sua rete di legami qui in Italia e se fosse stato rimpatriato si sarebbe trovato da solo con una situazione di invalidità e di indigenza in quanto non avrebbe più avuto il sussidio che invece l'Italia riconosceva. E la Cassazione ha riconosciuto il diritto dello straniero e ha appunto rinviato la decisione al Tribunale di Sorveglianza in quanto non può essere rimpatriato un soggetto che è invalido e questo in base a quale norma? In base al testo unico sull'immigrazione, in particolare all'articolo 19,2 bis che parla proprio delle categorie per le quali è vietata l'espulsione. Per quale motivo? Per rispetto del principio del diritto della salute stabilito dall'articolo 32 della Carta Costituzionale nonché confermato dalla CEDU e in particolare si viene a sottolineare l'importanza che vengano tutelati i soggetti deboli e come in questo caso appunto un portatore di handicap. Io ringrazio come sempre Margherita Cusin del Codacons del Friuli Occidentale, con l'avvocato ci vedremo la settimana prossima. La chiudiamo questa prima parte con Alvaro Cardin di Vivo Pordenone. Si è parlato in questi giorni. Non parliamo più di immigrazione, per l'amor di Dio, parliamo di sanità, parliamo di UTI. Addirittura oggi è uscito un articolo di stampa secondo il quale il bilancio positivo dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, quindi i risparmi, potrebbero andare a coprire i buchi che ci sono dalle altre parti, in altre zone. Mi sembra corretta una possibilità, una prerogativa di questo tipo? Non condivido nella maniera più assoluta questo tipo di iniziativa. Perché? Perché evidentemente capisco l'intento che dal punto di vista della globalizzazione, diciamo, regionale può anche essere interpretato positivamente, però io credo che vada invece premiata la capacità di essere riusciti a tenere, diciamo così, il bilancio sotto controllo e soprattutto di essere riusciti a mettere da parte una cifra consistente per quelle che possono essere le attrezzature e ovviamente tutto quanto quello che può essere di beneficio a favore dell'ospedale di Pordenone in primis. Io credo che sia questa la risposta più concreta che si possa dare a tutti coloro i quali in questo periodo giustamente sottolineano il fatto che sì, sono importanti i muri, sono importanti, va bene, i lavori e le opere pubbliche che stanno appunto progredendo per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale, ma sono importanti soprattutto i contenuti che riguardano appunto la formazione, che riguardano l'indirizzo futuro che concerne appunto l'ospedale e il CRO di Aviano. Quindi per farla breve, a un certo punto, un primato da questo punto di vista va ripreso, va rispettato e va coniugato con quelle che sono le disponibilità finanziarie, che fortunatamente sono positive. D'altre cose, parlando di virtuosismi, ci ha provato insomma con la riforma delle UTI Panontine a limare un po' i costi, a creare appunto nuovi servizi, aggregazioni. C'è stato oggi anche un confronto, un faccia a faccia molto intenso tra il nuovo assessore regionale Roberti e appunto il presidente dell'UTI dell'Uncello Gaiarin. E si è parlato proprio della non volontarietà o della volontarietà di aderire come comuni all'interno delle UTI. Ma la ricetta adesso qual è? Un comune deve, non deve entrare nell'UTI? Servizi ci saranno, non ci saranno? C'è un grosso punto di domanda. Cosa ne pensa? È un segreto che io, per quanto riguarda le UTI, ho sempre espresso fin dall'inizio un atteggiamento, diciamolo pure, negativo. Lo dico con molta franchezza, anche in dissenso a tanti altri amici che magari condividevano questo tipo di impostazione.
quando un'azienda, diciamo, di qualsiasi tipo, ma soprattutto un'azienda, diciamo così, di grande portata come quella regionale e come quella naturalmente che riguarda la gestione del territorio, si accinge a entrare, diciamo così, nelle logiche della gestione, diciamo, del territorio, ecco, deve appunto verificare con estrema attendibilità quelli che possono essere i punti di forza e i punti di debolezza di questo tipo di operazione. Deve verificare, va bene, in poche parole, se ne vale la pena. Partiamo addirittura dalla soppressione delle province, che hanno visto tutti quanti d'accordo, però a parer mio quella era una moda della circostanza. Questo paese deve smetterla di vivere di mode, di vivere di emozioni, di vivere sensazioni, di vivere di realtà che a un certo momento poi devono invece misurarsi con quelle che sono le oggettive esigenze della gestione, in questo caso del territorio. Quindi riconsiderare radicalmente tutto il discorso delle UTI e, va bene, presentare da parte della nuova amministrazione regionale una proposta seria, concreta, realistica, che tenga conto di quelle che sono le posizioni di dignità di coloro i quali hanno faticato per raggiungere, diciamo così, un equilibrio, va bene, nell'ambito di questo nostro territorio. Alvaro Cardin, grazie come sempre, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci vediamo anche con lui la settimana prossima. Alessio, ti vedo già in preview col tuo ospite, a te il compito di chiudere qui la prima parte del telegiornale del Nord-Est, o meglio la parte generale, il break pubblicitario, prima la borsa, poi tutte le altre notizie da Udine e dalla tua redazione. Per quanto mi riguarda la parte generale termina qui, rimanete con noi perché giustamente la programmazione continua con tante novità e soprattutto con tanti servizi. Alberto Bendetto, siamo in compagnia di Piero Turco dell'associazione 3.0 di Fossalta di Porto Gularo. Parliamo di grande guerra, siamo nel centenario, anche perché Fossalta di Porto Gularo tra l'altro ha organizzato qualcosa anche di molto importante da un punto di vista storico e culturale. Detto bene? Sì, sì direttore, grazie. 1918 è un viaggio storico musicale, è un appuntamento che da 4 anni come associazione culturale 3.0 facciamo proprio nel centenario della Grande Guerra. Quindi un viaggio storico musicale per conoscere i fatti, i personaggi che hanno caratterizzato la Grande Guerra. Un progetto tra l'altro itinerante perché con il patrocinio del Comune, l'Associazione Culturale 3.0, all'inizio, già dal 2015, ha deciso di presentare questo progetto nei vari siti del Comune di Fossalta di Porto Gularo. Quindi un progetto itinerante e quest'anno sarà in una location tra le più belle che è il Castello del Cortino di Fratta, castello che storicamente ci ricorda anche un attimo il periodo che ha preceduto la Grande Guerra, o meglio quel risorgimento che poi con la Grande Guerra in qualche maniera si vuole concludere, e quindi la terra dell'Ippolito Nievo, il poeta certo. Soldato, e anche dei due garibaldini, i fratelli Scarpa fossaltesi. Quindi un appuntamento importante. Vogliamo raccontare la storia attraverso dei videodocumenti, attraverso dei canti, attraverso dei filmati, attraverso anche delle lettere dal fronte. Con un cast quest'anno veramente eccezionale, perché ci sarà il coro Castellani, ci sarà il coro Villanova Santa Margherita, la banda musicale Vadese e poi un presentatore eccezionale ed unico come Tonino Sette, insieme anche al soprano Anita Fiorin, al maestro Fabrizio Della Bianca. Ce n'è per tutti, insomma. Ce n'è per tutti, anche alla ballerina Giulia Covassin, che quindi intratterranno il personale che viene a visitarci, e io vi invito a venire perché è un'occasione da solamente vivere, perché ci saranno molte emozioni in questa serata. Senta, 30 secondi, che valenza storica ha, cioè che cosa rappresenta per il territorio? Il territorio è molto legato alla Grande Guerra. Io molte volte rifletto pensando che se l'Italia non fosse scesa in guerra insieme alla Francia e alla Gran Bretagna, quindi si fosse allineata con la Germania, questo territorio non avrebbe vissuto sicuramente la Grande Guerra. Invece a pochi chilometri da Porto Gularo, pensiamo che il confine era a Cervignano, noi abbiamo vissuto in maniera diretta sia la guerra, sia l'occupazione del Veneto orientale e anche il dopoguerra. Quindi il nostro territorio ha
vissuto veramente questo grande evento e noi lo vogliamo raccontare proprio venerdì 15 giugno al Castello del Cortino di Fratta. Grazie a Piero Turco per essere stato con noi ovviamente. Chiudiamo questa prima parte del telegiornale, subito la linea come sempre all'andamento borsistico, dopo il break ancora con l'informazione prima da Udine e poi si torna qui in Veneto. Manca poco, restate con noi. Giro di boa settimanale in positivo per Piazza Affari, che dà seguito all'intonazione positiva delle precedenti sedute. Sia l'indice FTSE MIB che lo share hanno chiuso con un progresso dello 0,44%. In attesa dell'annuncio della Fed sui tassi in programma stasera, il listino milanese ha colto bene l'asta dei BTP, che ha visto il collocamento di titoli per oltre 5,63 miliardi, vicino al massimo previsto di 5,75. Il BTP a 3 anni è stato allocato a rendimento medio di 1,16 dallo 0,07 dell'asta di titoli di analoga durata tenutasi un mese fa. In prima fila sul FTSE MIB il titolo Campari con un balzo di oltre 2%, che ha riportato il titolo del gruppo del Beverage a ridosso dei massimi assoluti, nuovi massimi aggiornati invece da Ferrari con un più 3,32 che ha tagliato per la prima volta il traguardo di quota 122 euro. Lui, il polpo Paul, tedesco di Germania. Meglio degli stregoni Zulu, dei riti voodoo brasiliani e pendolini vari, Paul ha azzeccato tutti i pronostici affidati. Senza un minimo di incertezza, il Tinterfish, l'octopus in tedesco, con i suoi potenti tentacoli ha emesso la sua sentenza. Il mollusco l'aveva pronosticato, la Spagna manderà a casa la Deutsche Truppen. I tifosi tedeschi hanno toccato di tutto per evitare che la profezia si verificasse. La cancelliera Angela Merkel ha cacciato il malocchio a 8 zampe, definendo la sua nazionale una squadra che si rispecchia alla luna, dimenticandosi cosa succede quando questa va a mare chiaro. Niente da fare, peggio della maledizione di Montezuma, il pronostico si è materializzato. Nel mondiale più scadente di tutti i tempi, con le star arrivate cotte, arbitri da terzo mondo gettati nella mischia da sua emittenza Josef Blatter come carne da macello, e altro ancora, una cosa bella c'è. Lunga vita Paul, il polpo che il calcio tremare fa. Ritrovati dunque gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, copertina chiaramente dedicata al fatto che domani ufficialmente scattano i mondiali, viva Dio noi non ci saremo, dopo 60 anni siamo a casa, meglio così viene da dire, però insomma abbiamo voluto ricordare anche il polpo Paul. Perché? Perché c'è sempre un animale in mezzo che deve in un certo senso giocare per dare, come si dice, un risultato, fare da personaggio che darà il pronostico per chi vince il mondiale. Chiaramente il polpo Paolo a distanza di 8 anni è rimasto nella mente collettiva di tutti per la sua simpatia e non solo. E allora abbiamo voluto ricordare che insomma il calcio, fino a prova contraria, è uno sport, sì, ma anche un gioco, e quando si gioca bisogna anche giocare, scusate il gioco di parole, ma chi l'ha capita, l'ha capita. E dunque domani pomeriggio a Mosca, calcio d'inizio del Mondiale 2018, e come si dice in questi casi speriamo che vinca il migliore sul campo. Qualcuno avrebbe detto anche speriamo de no. Armati di scope per spazzare via i politici inadempienti che non stanno facendo nulla per sbloccare la situazione per l'erogazione dei soldi del sostegno al reddito e per squarciare il muro di silenzio su chi ha tentato persino il suicidio, esausto per le misure che non arrivano. I rappresentanti e i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che hanno diritto di ricevere i contributi da mesi e ancora non hanno visto un solo euro, si troveranno a manifestare dalle 9.30 domani mattina in Piazza Unità a Trieste con le scope in mano per denunciare chi non sta adempiendo alle normative. E adesso vi proponiamo un'intervista con l'assessore regionale alle infrastrutture, un breve estratto di uno speciale che andrà in onda poi domenica all'interno di Domenica non è sempre domenica, un paio di minuti, in questo caso concentrato esclusivamente, diciamo così, sull'aeroporto e sul Trieste Airport, la sua funzionalità e la famosa terza corsia autostradale. Poi nel corso dell'intervista di domenica invece vi proporremo tutto
tutto il registrato, parleremo anche di ferrovie e non solo. E allora andiamo a sentire quello che ci ha rilasciato l'assessore Pizzimenti. Ci troviamo all'interno dello studio dell'assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, per un'intervista, un paio di minuti, insomma, per una chiacchierata più che altro, per capire un po' l'aria che tira per quanto riguarda le infrastrutture in Friuli Venezia Giulia e quali sono i progetti che la giunta regionale di centrodestra vuole adottare. Allora, assessore, innanzitutto grazie per averci ricevuto nel suo ufficio, in questa bella location, no, della sede della regione Friuli Venezia Giulia qui a Udine. Allora, innanzitutto, cosa si è trovato al suo insediamento all'interno del, appunto, del suo dicastero? Cosa ha trovato fino adesso per quanto riguarda le infrastrutture in Friuli Venezia Giulia? Decisamente ci sono due o tre temi molto importanti per il Friuli Venezia Giulia che avranno attuazione nei prossimi mesi. Mi riferisco alle concessioni delle autovie, possibilmente in house, mi riferisco alla gara dell'aeroporto e quello del trasporto pubblico locale, che per fortuna quando sono arrivato era già stata espletata. Quindi sono temi molto importanti per lo sviluppo del Friuli e soprattutto dal punto di vista politico, cioè nel senso che gestire in casa questi colossi delle infrastrutture mi pare che sia una cosa molto importante. Ecco, ma ha trovato positivo, nel senso i lavori ben avviati, oppure c'è da lavorare sopra? Sicuramente positivo, perché ero ben in stato di avanzamento. Certamente, per esempio, la gara dell'aeroporto che è andata deserta, qualcosa vuol dire che non ha funzionato. Poi io non l'ho preparata, me la sono trovata, non la prepara neanche direttamente, a dire la verità, l'assessorato, perché lo prepara la società dell'aeroporto. Però le linee guida bisogna che vengano date dal socio, quindi dalla regione. Lì bisogna mettere mano per far diventare appetibile la gara, ma soprattutto appetibile l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Ecco, ma secondo lei questo aeroporto finalmente decolla? Allora, io sono convinto che ha enormi potenzialità per i prossimi anni. Dico solo un dato: l'aeroporto fa circa 800.000 utenti in un anno. E ha una potenzialità di oltre 3 milioni, cioè le infrastrutture con le nuove infrastrutture fatte, termina dei treni, termina degli autobus lì in zona, porta ovviamente maggiore utenze. Se noi da 800.000 ai 3 milioni che può supportare questo aeroporto arriviamo anche la metà, a 1,5 milioni, vuol dire raddoppiare il numero dei visitatori all'aeroporto, quindi vuol dire raddoppiare anche l'indotto e l'economia del territorio. Io sono convinto che si può fare. Chiaro che fondamentale è il discorso della gara. Certo. Poi, giustamente, come lei ha sottolineato, insomma, bisogna anche calcolare le infrastrutture adiacenti, no? Il terminal ferroviario da una parte, il terminal degli autobus e poi finalmente questa agognata autostrada che dovrebbe terminare fra qualche anno. Però la domanda nasce spontanea. Non siamo probabilmente non siamo un po' in ritardo rispetto ai concorrenti diretti tipo Venezia da una parte, ma soprattutto Lubiana dall'altra, che attira molto in questo periodo? È chiaro che le location Lubiana e Venezia sono completamente diverse. Una è la capitale di uno Stato, quindi la Lubiana, adesso, indipendentemente da tutto, è sempre la capitale. Venezia, è chiaro, non c'è discussione su quanto è attrattiva. Io faccio invece il rapporto magari con Treviso, che Treviso è decisamente un paese, una città simile a Udine, che ha avuto un grande sviluppo l'aeroporto. Ecco, in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere una parte simile, uno componente delle infrastrutture simile a quello di Treviso, dico per esempio, che conosciamo, un esempio che conosciamo un po' tutti. Senta, parliamo adesso di questa agognata autostrada 4, la famosa terza corsia. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro, no? Per cercare di intervenire nel caso in cui il traffico si bloccasse per vari motivi, per incidenti eccetera. D'altronde un piano B, va detto, fino ad oggi non è mai stato, non dico studiato, ma almeno applicato. Allora, lì ci sono due aspetti. Uno è quanto succede in autovia e in autostrada. Il secondo aspetto, cosa succede quando vengono fuori i camion e le macchine dall'autostrada. Quindi, possibilmente, cioè probabilmente ci sono due problemi, non due aspetti. Uno dentro, uno fuori.
Quello dentro è difficilmente gestibile, nel senso che non possono entrare chiunque in autostrada per risolvere il problema, ma solo la polizia e chi sono autorizzati, polizia stradale e chi sono autorizzati. Noi abbiamo fatto una serie di incontri con il presidente di Autovie Castagna e il direttore, in cui abbiamo chiesto delle interventi puntuali, cioè per esempio cercare di far diminuire la velocità dei camion e soprattutto distanziarli l'uno dall'altro almeno di 50 metri, perché in caso di frenate immediate no, riescono anche loro a frenare, ma anche di pericoli immediati, quindi riescono a gestire il camion. Due, aumentare l'uso dell'autovelox, perché ridurre la velocità vuol dire anche il controllo dello stesso. Terzo, eventualmente nel caso di incidente far uscire solo le macchine e non il camion, perché le macchine sono più facilmente gestibili dall'altra parte e quindi i camion rimangono lì e poi farli passare. Dopo cercare di fermare i camion nei punti di entrata, vedi Farnetti da una parte e poi vedi magari la parte alta del Tarvisio, Govizia, o comunque insomma in Austria dove sono gli spazi, per poi farli entrare in autostrada man mano che si riprende, inutile farli entrare in autostrada che dopo sono fermi, no? Tanto sono fermi. Questa era un po' l'idea. Tutte queste cose qua sono in autostrada, mentre fuori l'autostrada, che lì non gestisce ovviamente Autovia, ma gestisce FVG Strade, abbiamo detto, per esempio, il commissario, in accordo col presidente Fedriga ovviamente, è disposto a tirare fuori con Autovie la cifra, aumentare il numero delle persone addette nei punti di snodo, cioè negli incroci. Mi hanno detto che un giro di semafori passano tre camion, quindi immaginarsi cosa vuol dire. Quindi invece se il semaforo diventa lampeggiante, cioè l'omino che gestisce, chiaro, diventa molto ovviamente, questo è una cosa, fare una piazzola per il fermo dei camion sul carro del trasporto. E soprattutto abbiamo trovato l'accordo, non noi, ma abbiamo incentivato l'accordo anche con fondi regionali per il trasporto delle brame da Monfalcone a San Giorgio via ferro, cioè via rotaie, via treno. Lei mi conferma che si può fare questo, no, questo discorso? Allora, la notizia che ho io, quindi è una notizia anche fresca, sembra che dal 2 luglio la stragrande maggioranza dei camion che portavano le brame non ci saranno più, ma avranno portati via treno. Certo. Dunque si utilizzerà la tratta Trieste-Venezia, dunque dal porto di Monfalcone, dalla stazione di Monfalcone fino a San Giorgio di Nogaro e poi a Nogaro, quindi la usa Corno e poi lì. I laminatori sono d'accordo, perché noi paghiamo la differenza tra il costo della ferrovia e il costo del camion, quindi loro non ci vanno a perdere niente. Mi hanno dato dei numeri mostruosi che io non conoscevo, ovviamente, cioè si parla di circa 2300 camion all'anno che vengono, se noi riusciamo a portarli anche 1500, 2000, perché poi ci sono i picchi di lavoro che magari no, per l'elasticità, eccetera. Però insomma, portare via 1000 camion o 1500 camion all'anno dalla strada non è poco. Andiamo a chiudere con l'ospite, ci ha raggiunto in studio Francesco Burtone per parlare di un'importante iniziativa che si svolgerà a Cividale. Di che cosa si tratta, Burtone? Buonasera a tutti, è un'iniziativa un po' particolare. Siamo riusciti attraverso un circuito di associazioni internazionali a far venire dall'India dei monaci buddisti in esilio, da tibetani, che verranno a Cividale nella nostra sede a fare un mandala. Un mandala è un qualche cosa di molto propiziatorio nella loro tradizione, in pratica è una cosa del genere, viene realizzata con dei colori, delle polveri malayane, con degli strumenti molto semplici e tanta pazienza. Alla fine poi viene distrutto e tutto questo simboleggia l'impermanenza, cioè la vera... Mi permetta, come verrà distrutto poi il tutto? Viene distrutto con una specie di coltello che lo taglia in quattro e in otto. Poi viene presa una spazzola particolare e viene mescolato, viene creato questo vortice che fa praticamente scomparire il mandala. Però il mandala si è solo trasformato in un'altra cosa.
tutte le polveri colorate mescolate verranno poi date in sacchettini a chi è presente come buon auspicio e il rimanente viene disperso nell'acqua corrente del Natisone dal Ponte del Diavolo. Ecco, attraverso. Ricordiamo che questi colori comunque sono colori naturali e non sono inquinanti. Sono, no, assolutamente sono polveri colorate dell'Himalaya. Ecco, tra l'altro ricordiamo che Cividale in un certo senso si sposa nell'iniziativa perché non tanto distante, in quel di Polava c'è una comunità, no? se non ricordo male. Polava è nata per volontà di due cittadini cividalesi che, affascinati e poi convertiti a questa tradizione spirituale, si sono sentiti con le loro mani di creare questo punto di riferimento sulla tradizione buddista. Andate a vederlo perché vale la pena, è fatto con sentimento e con amore, quindi sì. Ecco, lei ha sottolineato anche una cosa importante, ricordare che c'è il Tibet che da troppi anni è occupato militarmente dalla Repubblica Popolare Cinese, Tibet che fino a prova contraria era uno stato indipendente, però qualcuno insomma ha voluto prenderselo per motivi suoi personali, sì. Dimenticandosi che la sovranità è popolare, no? Negli anni 50 è stato invaso, tenete presente che il Tibet era uno stato teocratico, cioè basato su una tradizione spirituale assolutamente pacifista. Sono scappati sia il governo e sia il potere spirituale con il Dalai Lama, hanno trovato tutti rifugio in India, in questi monasteri, e da lì vivono esuli in un altro stato. Il senso però di questo incontro non è tanto riferito a dire queste cose, è proprio comunicare quella che è un modo di vedere il tempo, l'attenzione. È un'esperienza che non viene raccontata perché loro non parlano l'inglese, non parlano altre lingue se non le loro, e quando fanno questo sono completamente immersi nella sua realizzazione, perché l'impermanenza è vivere la qualità del tempo sapendo che tutto finisce, quindi qualsiasi cosa tu fai in questo momento è la cosa più importante che stai facendo, e farla, certo, bene. E questi sono appuntamenti importanti proprio per sensibilizzare l'attenzione e l'opinione pubblica. Ricordiamo, sì, l'appuntamento. Allora, 16-17 giugno, questo fine settimana, dalle 9.30 fino alle 19 del giorno dopo. I due momenti più importanti sono l'inizio, la cerimonia di apertura, che è sabato alle 9.30, e la dissoluzione del mandala domenica alle 19 circa. Nell'arco di tutte queste ore c'è comunque la possibilità di vedere in qualsiasi momento cosa fanno il mandala, ma soprattutto assistere anche a tutta una serie di piccole iniziative di contorno. Sono 26 persone, c'è un gruppo anche folcloristico tradizionale che danzerà, non professionisti, con i loro abiti e i loro colori. Insomma, la comodità di vedere un qualche cosa che diversamente non si spenderebbe un viaggio per andarla a vedere. Insomma, il Tibet arriva a Cividale. Ecco, ricordiamo la location. Allora, Cividale del Friuli, via Candotti 3, la sede dell'alternativa, è facilissimo perché è a destra del campanile del Duomo. Vedrete la nostra sede, è un posto antichissimo, è dell'anno 1000, e lì c'è il chiostro della prima chiesa cristiana costruita a Cividale. Quindi si vede anche un pezzo di storia che di solito non si vede. Io ringrazio l'ospite per la partecipazione, rimanga un attimo con noi. Per quanto riguarda l'informazione del Friuli Venezia Giulia è tutto, break pubblicitario e poi la linea ai colleghi dalla redazione del Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto. In apertura alla cronaca andiamo a Chioggia con un tragico incidente avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 lungo la Romea. Un 65enne residente a Carpi ha perso la vita sul posto a causa dei gravi traumi riportati mentre si trovava a bordo del veicolo. Si tratta di un incidente avvenuto, come detto, lungo la Romea tra un motociclista in sella ad una moto MV Augusta che appunto stava percorrendo l'arteria in direzione Ravenna. Il Centauro, come detto, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate. Inutili purtroppo tutti i soccorsi da parte
del SUEM 118, hanno cercato insomma di rianimare l'uomo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Fin da subito siamo in località Calino, la situazione è apparsa gravissima a chi ha assistito alla scena. La Romea è stata interdetta al transito per permettere i soccorsi e i rilievi. Incidente anche sul lavoro nel pomeriggio di oggi, siamo a Torre di Mosto, attorno alle 16, un operaio era al lavoro sopra ad un tetto di un capannone agricolo quando purtroppo qualcosa è andato storto e l'uomo ha fatto un volo di diversi metri. Sul posto del SUEM 118 in via Galilei, nella zona industriale di Torre di Mosto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale all'Angelo di Mestre in condizioni gravi. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'ospedale per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Passiamo ora e cambiamo argomento al tema relativo alla vendemmia del 2018, perché i primi dati che arrivano da Veneto Agricoltura fanno ben sperare. Il germogliamento della vite nel Veneto è giunto in ritardo rispetto al 2017, ma le precipitazioni e le alte temperature registrate nelle settimane a seguire ne hanno anticipato la fioritura. Su base regionale vengono annunciati, grazie ai dati raccolti da una rete di operatori che fanno capo ad alcune cantine e consorzi, incrementi del 19% per Glera e Merlot, 17% per Pinot Grigio, 15% per Breganze, 13% per Valpantena, 12% per Convina, 10% per Valpolicella, bene anche Chardonnay e Valdobbiadene, Conegliano DOCG con un 8%. Questi in estrema sintesi i dati forniti oggi da Veneto Agricoltura. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che nelle ultime ore hanno imperversato nella zona del Feltrino, della Valbelluna, del Coneglianese e dell'Alto Trevigiano. Il decreto rimane aperto in attesa che tutti i comuni possano effettuare e concludere il censimento dei danni alle strutture pubbliche e private. Aree di crisi, fondi per lo sviluppo, qualcosa si muove, stiamo parlando di un bando da oltre 3 milioni di euro, aree di crisi industriali, sentiamo i particolari che riguardano anche il Veneto orientale nel prossimo servizio. Regione Veneto e Invitalia hanno presentato alle categorie economiche, ma anche alle organizzazioni datoriali e sindacali, alle amministrazioni locali e alle camere di commercio le opportunità di sviluppo per le aree di crisi del Veneto orientale e per l'area della Bassa Padovana consentite dalla legge 181 del 1989 sulla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale. L'incontro si è svolto a Palazzo Balvi, sede della Giunta regionale del Veneto. Ebbene, entrando nel dettaglio, si tratta di 3,6 milioni di euro, 2,4 stanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico e 1,2 dalla Regione del Veneto, destinati a programmi di intervento nelle due aree di crisi non complessa. Le agevolazioni sono finalizzate a progetti di rilancio delle attività industriali, di tutela ambientale e di innovazione dell'organizzazione. I progetti dovranno avere un importo non inferiore al 1,5 milioni di euro e saranno misurati sulla capacità di mantenere i livelli occupazionali nei territori interessati. A differenza della precedente edizione, quella del 2016, il bando non sarà a sportello, ma l'avviso resterà aperto sino al 17 settembre in modo da favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati e di dare il tempo necessario per la formulazione dei progetti. Per quanto concerne i territori, andando al San Donatese e al Veneto orientali, sono interessati i comuni di San Donà di Piave, Ceggia, Cessalto, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà, Torre di Mosto e Zenson di Piave. Per quanto riguarda l'area del Porto Gruarese, i comuni di Annone Veneto, Fossalta di Porto Gruaro, Gruaro, Pramaggiore e Teglio Veneto. E una notizia che ci è giunta pochi istanti fa in redazione, perché alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 83 a Via Romanziol, siamo a 90 di Piave, per un frontale tra due autovetture, feriti i due conducenti. La squadra dei pompieri arrivata da San Donà ha messo in sicurezza l'Audi A6 e la Ford Fiesta ed estratto da quest'ultima il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.
due feriti sono stati presi in cura dal SUEM 118 e portati in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sono 241 i giovani veneti o residenti in Veneto che saranno coinvolti quest'anno da progetti di servizio civile regionale. La Giunta del Veneto, infatti, su proposta dell'assessore al sociale, ha approvato la selezione dei progetti da finanziarsi con i fondi della legge che ha istituito il servizio civile regionale. Istituito nel 2005 come forma complementare al servizio civile nazionale per favorire il volontariato dei giovani anche nelle associazioni più piccole, il servizio nell'ultimo quinquennio ha impegnato oltre 530 giovani in oltre 120 progetti sociali. È stato intanto approvato il calendario venatorio 2018-2019, parliamo di caccia, la stagione aprirà il 16 settembre 2018 e si chiuderà il 31 gennaio 2019. Il calendario indica anche alcuni specifici periodi a seconda della specie cacciabile. Il calendario prevede alcune giornate di riapertura 1, 2, 3, 9 e 10 settembre per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. La riapertura per la caccia alla specie tortora è limitata a solo due giornate, 1 e 2 settembre, per la caccia da appostamento a ghiandaia e appunto cornacchia grigia sono previste inoltre alcune giornate di posticipo 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio. Quindi approvato di fatto il calendario venatorio a comunicarlo è la regione, si apre il 16 settembre, come detto, e si chiude il 31 gennaio del 2019. Apriamo la pagina del Veneto orientale, andiamo a Porto Gruaro, perché parlando di commissariato c'è l'ipotesi chiusura, sentiamo. La polizia del locale commissariato di Porto Gruaro è a rischio, lo dicono i sindacati SAP e UGL, affermando che mancando il turnover la vecchia questura portogruarese rischia addirittura l'eliminazione. Mancano notizie per i rinforzi estivi. I due sindacati fanno affidamento al Viminale per risolvere una situazione che rischia di diventare critica. Mancano uomini e mezzi, anche i Bibione, gli chiede più carabinieri. È stato dimesso intanto il bambino di 9 anni morso da una vipera alla pineta di Valle Vecchia, siamo a Caorle, 10 giorni fa. Dopo il primo ricovero a Porto Gruaro è stato trasferito a Treviso. Il piccolo ha potuto far rientro a casa a Breda di Piave. Ebbene, parliamo dell'ospedale di Porto Gruaro perché è in atto un depotenziamento del nosocomio, tra poco chiuderanno anche il punto nascita, quindi è giusto recarsi in Friuli, a San Vito, a Pordenone, anziché a Mestre o a San Donà. Questa è la provocazione del Movimento 5 Stelle locale che ha inscenato una dura protesta contro l'intera classe politica e la direzione generale dell'Ulss 4 del Veneto orientale. Pomo della discordia è il fatto che la conferenza dei sindaci sanità abbia promosso a pieni voti l'operato del direttore generale dell'azienda sanitaria. Non servono molti giri di parole, qui stiamo assistendo al depauperamento del nostro ospedale. Ora basta, riferiscono Claudio Fagotto e gli aderenti al Movimento 5 Stelle, ce ne andiamo tutti nella regione vicina. E nella notte i carabinieri di San Donà hanno arrestato un marocchino di 44 anni, Dunas Mustafa, pregiudicato domiciliato a Meolo. Il rintraccio è avvenuto nei pressi del centro cittadino della città sulle rive del Piave dopo che i militari avevano chiesto ed ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo dopo aver accertato come negli ultimi anni, nonostante un ingente sequestro di stupefacente, in particolar modo di hashish, ed una recente denuncia risalente ad un paio di mesi fa, lo stesso avesse continuato a porre in essere un'intensa attività di spaccio tra il centro di San Donà e la città di Jesolo. L'uomo è finito in carcere a Venezia. Non demorde e a 99 anni vuole la patente, nonostante un infortunio, una storia che ci racconta il collega Rosario Padovano. A 99 anni non demorde, vuole prendere la patente, ma sarà dura, avverte Guerino Moreto di Porto Gruaro. Il noto poeta e scrittore, infatti, si è gravemente infortunato alla spalla. Ora è bloccato a casa, ma conta di riprendersi.
pensionato con la passione dei computer e del vino, è infatti un conosciuto sommelier. Abbandonato dal padre in guerra, anzi subito dopo la Grande Guerra, ha ambientato il romanzo La Stella di Denis nel suo paese di Teglio Veneto, cittadina dove è cresciuto. A Caule, perché durante il prossimo Consiglio Comunale sarà presentata una mozione unitaria per la richiesta del ripristino del medico al pronto soccorso a partire dal prossimo 1 ottobre. Una notizia di viabilità invece molto utile per residenti e soprattutto per i turisti, alcuni dei quali certamente non avranno vita semplice. Il ponte del Marango tra strada Durisi e via Sant'Antonio, siamo a Caorle, quello più utilizzato per raggiungere il mare da automobili e scooter, sarà interessato dal 18 giugno al 6 luglio dai lavori di sostituzione dell'impalcato in legno e di manutenzione del parapetto e dei pilastrini. La chiusura della struttura risulta necessaria nella fase di rimozione delle vecchie travi e per la posa delle nuove. Sono lavori che vengono eseguiti in questo periodo. Le restanti lavorazioni verranno invece eseguite con la viabilità ripristinata. Si stima quindi, tempo permettendo, che l'interruzione del traffico possa protrarsi nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 6 luglio per non più di 10 giorni consecutivamente. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, linea che può passare alle nostre previsioni del tempo. A voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Giovedì 14, fino al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni in pianura, probabilità bassa per piovaschi rovesci locali a tratti, fino all'alba sulle zone meridionali e dal pomeriggio in prossimità dei rilievi. Sui monti fino a metà mattina assenti, dalle ore centrali probabilità medio-bassa per rovesci o temporali locali. Temperature rispetto a mercoledì di notte saranno stazionarie nella norma, di giorno in aumento leggero o moderato e un po' sopra la media. Venti in prevalenza deboli o moderati e da nord-est, mare poco mosso.